sono o i lavori in corso? Guarda, progetti futuri è sempre l'organizzazione di varie serate nei locali della zona e vorremmo organizzare qualcosa per l'invernata, anche sempre nella nostra cara Casa San Pietro. Ancora non so cosa, però insomma c'è qualcosa in cantiere, qualche idea che sta nascendo, insomma. Dovremmo rifare sempre con il benestare dei protagonisti, che l'anno scorso sono stati splendidi, il calendario dei ragazzi sani, però questo dipende anche da loro, perché non è facile, però in un modo dovremmo farci, aspettiamo. Se una cosa sarà un'altra, sarà un cortometraggio, comunque. Qual è la tua maschera preferita? Sappiamo che ti adori le maschere. La mia maschera preferita è la mia prima maschera, che è la maschera dell'uomo tigre, una maschera che ho comprato in Giappone e che arriva direttamente dall'appunto dal Giappone, difficilissima da reperire, a cui sono affezionatissimo, ce l'ho anche tatuato, non ti faccio vedere. A chi ti senti? Quindi possiamo dire giù la maschera? Giù la maschera, sì, completamente. Io dico sempre, quando tolgo la maschera, ma mi chiamo tutti zombo, no? Dico, quando tolgo la maschera mi chiamo Pasquale e divento Pasquale. Giù la maschera, faccio così e tolgo la maschera. Pasquale, quindi a chi ti senti di ringraziare di cuore? Ma io ringrazio di cuore innanzitutto mia madre, perché mi sopporta, mi lava i vestiti da ormai da anni, che lava montagne di vestiti. Come amici vorrei menzionare ovviamente quelli più vicini, che sono Daniela Malerba, la mia cara Francesca Dell'Arte, architetta, e Orlando Nastri, che ho già menzionato prima, il nostro carissimo Stefano Cacuti, e tutti gli amici che ci sono stati vicini in questi anni, perché la zona di show non è solo animazione, è uno stile di vita, e soprattutto non è solo Pasquale e gli altri amici che fanno animazione, ma tante persone che collaborano in questo progetto. E se invece dovessi toglierti un sassolino nella scarpa? Ma un sassolino nella scarpa a tutti coloro quelli, come ho detto quella sera, che sono definiti matti, superficiali e limitati. Per essere buoni, matti. Per essere buoni, però in realtà abbiamo un cuore grande, insomma, ecco perché. Esprimi un desiderio. Desiderio, allora, il desiderio più grande è quello di crescere con la zona di show e continuare per il più lungo tempo possibile a regalare sorrisi, io dico sorrisi gratuiti, a tutti quanti. Quello è il mio più grande desiderio di cuore. Quindi grazie a Pasquale Zonno e a Stefano Cacuti, idealmente della Zonno Cacuti Show. Per noi abbiamo finito, anzi vi lasciamo con la frase con cui Pasquale ama definire la Zonno Cacuti Show. Zonno Cacuti Show non solo animazione, ma stile di vita. Zonno Cacuti Show, la giostra dalla quale non vorresti mai scendere. Grazie da Raffaele Costantini per iNews Salento.